Ciao a tutti ragazzi, sono Reeds. Oggi siamo qui per fare un video sulle differenze tra le varie marche di software. Quali scegliere, quali sono migliori e quali no. Iniziamo dalle marche low cost. Abbiamo tra le migliori, tra virgolette, Cima e Jingong. Tra virgolette anche la Deep Voice, ma verrà posta tra le medium cost perché tra virgolette ha dei prodotti un po' migliori. Per quanto riguarda la Cima, ha dei prodotti che vanno sempre dai più o meno 80 euro fino alla 100. Stessa cosa per la Jingong. La Cima come marca è minore, diciamo, di minor qualità della Jingong, essendo più che altro una marca quasi di giocattoli a dispetto che da armi da software. Quindi iniziamo subito a scartarla, però ovviamente se volete iniziare o volete una K però fatto di plastica, potete scegliere la K della Cima. Per quanto riguarda la Jingong, il discorso cambia un po', poiché la Jingong, dipende ovviamente dal fucile che fa, può fornirvi sia un buon fucile che un fucile di merda. Perché facciamo l'esempio del G36, direi che probabilmente è stato il più grande capolavoro della Jingong, perché è un fucile che tutti hanno comprato, è diventato famosissimo grazie alla sua versatilità, dato che è molto leggero, molto compatto e soprattutto molto economico, e che vi dà quella possibilità di iniziare a giocare. Ovviamente può essere usato sia come fucile per iniziare, per chi non sa niente di meccanica, e sia può essere modificato dalla A alla Z per chi vuole praticamente un fucile praticamente molto corto e soprattutto molto leggero. Però dipende ovviamente anche dal fucile che dovete scegliere. Se andare sul G36 fate, penso, secondo me un buon acquisto, ma ad esempio già se andate da un M4 probabilmente, molto probabilmente, lo troverete in plastica. Stessa cosa per la K. Quindi questa è la fascia low cost. Ancora, o secondo me sotto la fascia low cost, si trova la Double Eagle, che invece ha dei fucili schifosi che sono per chi sono per le vincite ai poligoni, alle bancarelle del mercato delle pulci, oppure per quei bambini che ben vedono il fucile con red dot, impugnatura laser e torcia a 30 euro, wow, è un fucile da Soffitair, e ovviamente sbagliano. Posta tra le medium cost abbiamo Deep Voice e Cybergun. Partiamo dalla Deep Voice. La Deep Voice è una delle marche medium cost, ma anche low cost, diciamo tra le migliori che possiamo trovare. Fornisce alcuni fucili sì e alcuni fucili no, la maggior parte è sempre delle repliche full metal. Per quanto riguarda il costo dei fucili della Deep Voice, anche qui abbiamo dei fucili che vanno dagli 80 euro ai 150 euro. Ed hanno comunque un... comunque vi danno un servizio sempre con fucili metallo interni da cambiare, però abbastanza buoni. Per quanto riguarda invece la Cybergun, il discorso è leggermente diverso, ma comunque ci dà sempre repliche abbastanza affidabili. L'unica replica che per ora sono riuscito a, da quello che ho visto, che è abbastanza famosa, è ovviamente il FAMAS. Alla fine fucile che è buono al 50%, va cambiato. Posso tra invece tra le high cost abbiamo King Arms, GLG e Magpul. Andando a vedere ogni marca nei singoli dettagli, la King Arms ci offre fucili che vanno dai 100 anche 250 euro. Sinceramente non ne vale la pena spendere tutti questi soldi per un fucile King Arms, dato che in pratica, da alcune recensioni che ho visto, il fucile King Arms molto spesso a volte vi dà anche una replica in plastica, cioè in plastica, in ABS, con degli interni fatti abbastanza bene, ma sinceramente non ne vale la pena spendere tutti quei soldi. Per quanto riguarda invece GNG e Magpul, siamo tra le fasce high cost migliori che ci siano. Per quanto riguarda la Magpul, si tratta di fucili che molto spesso vengono anche usati per addestramenti veri e propri militari, ovviamente non possono mai essere usati in Italia, perché se non hanno neanche soldi per comprare dei nuovi AR, i 160 Sportline non penso abbiano 500 euro per comprare delle armi solo per addestramento, che sono fatte in miniere particolari, curate non in particolare, poiché vedendo ad esempio la recensione del Masada alla Magpul, ha caricatori monofilati da 30 colpi, quindi quelli della controparte reale,
ha in pratica tutte le leve che sono originali a fucile, appunto originale. Stessa cosa per il peso, infatti ha un costo che può andare anche dai 200 ai 300 euro e più. Per quanto riguarda invece i fucili G&G, abbiamo un rapporto qualità-prezzo quasi abbastanza stupefacente, se così si può dire. Prendendo un esempio l'M4 o anche il GR15 e GR16 o anche semplicemente il semplicissimo MP5A4, abbiamo dei fucili fatti con ottime plastiche, se si tratta di plastiche, o ottimi metalli, se si tratta di metalli. Interni altrettanto buoni, come ad esempio i sistemi op-up e comunque molle e pistoni, non sono quelli schifosi ad esempio della Cimo o della Jingong. Però ovviamente, poiché sono molto gentili e molto simpatici, non ci forniscono le cose essenziali, ovvero batterie e caricabatterie. Quindi non sono molto utili per chi vuole iniziare a giocare a Soft Air. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di A Scuola di Soft Air. Qui da Riz è tutto, e ci vediamo al prossimo episodio di A Scuola di Soft Air. Ciao a tutti!